La mostra di Claudio Villafranca, Gioco di forme e colori, che si chiuderà domani a Mistretta, ha avuto un grande successo e in particolare i laboratori che durante questa settimana hanno coinvolto tanti bambini, ma anche qualche adulto, che con dei materiali di scarto hanno dato vita a dei veri e propri capolavori, che adesso si trovano esposti insieme alle creazioni dell'artista. Un'iniziativa che ha entusiasmato sia grandi che soprattutto piccini. Questo presepe è molto bello, mi ha dato ispirazione, così, che è molto bello. Qui l'ho fatto con della carta, questi sono i re magini, qui c'è un legnetto e qui c'è una stella marina che fa da stella cadente. Poi questo è un coccodrillo, gli occhi gliel'ho fatti da lenticchie, le zampe gliele ho fatte da conchiglia, come corpo il legno. Io ho fatto pure questi bastoncini e io ho fatto una base. Quindi questa esperienza è stata molto bella, ho immaginato queste cose da fare e mi sono venute bene. La cosa bella di questi giorni è stata che siamo entrati in noi stessi, guardando il vario pezzo di legno che ti veniva presentato, tu dovevi scoprire quello che ti poteva lasciare. Non era soltanto un pezzo di legno, era qualcosa che lasciava un'emozione, allora la dovevi creare tu questa emozione, ed è stato bello riuscire a creare dal nulla una barca, perché era la barca della vita, non la barca dei barconi che muoiono come quelli che arrivano, ma una barca che porta vita. Da visitatrice esterna ho trovato molta creatività in queste opere, mi sono piaciute molto, anche perché sono una cosa talmente tanto semplice che si può trovare in qualunque posto, in questo caso magari legnetti a mare, e nascono delle cose veramente belle e si possono creare con tanta facilità, soprattutto creatività e immaginazione. Quindi dei laboratori che hanno fatto capire a chi ha partecipato che nulla va buttato e che anche da ciò che sembra inutile può nascere qualcosa di bello. Abbiamo collaborato con Claudio e dal nulla abbiamo veramente creato delle opere d'arte e abbiamo tirato fuori quello che più ci ispirava. Sono state delle bellissime giornate. Entusiasmo da parte di Claudio Villafranca, che ha visto tanta gioia negli occhi dei partecipanti ai laboratori artistici. Piccole opere d'arte, veramente, perché loro hanno messo il cuore, si vedono, erano contenti e si è costruito insieme una realtà bella, è un momento di gioia, creativo, momento così di famiglia, di amicizia che abbiamo costruito anche in questi giorni.